c'è un gruppo di ragazzi che convivono, decidono di organizzare la festa in un agriturismo, quindi non legge il nostro agriturismo, capito? E comincia l'organizzazione della festa. Mo che succede? Che una loro coinquilina si chiama Gina e è cieca, non ci vede. Allora loro, mentre questa non c'è sta, si cominciano a consultare, ma che famo, se la portiamo Gina? Uno fa, oh, capito, ma cieca, chi sta attento, poi chi gli dà la retta? E vabbè dai, siamo in tanti, un po' per uno, famo, gli stiamo attenti, come famo a non portarla alla festa? Insomma, decidono di portarsela a sta festa. Mo che succede? Comincia la festa, entra in agriturismo, musica a palla, chi beve, chi balla, chi si embriaca, e ognuno pensa ai fatti suoi. Finisce la festa, capito? Comincia a smontare la musica, smonta tutto. Se stanno a preparare pannasse, ne fanno così, vabbè, siamo tutti. Uno fa, oh, non c'è Gina. Fa, no, Gina, c'è, che andò sta? Insomma, tutti impanicati, avevo detto di importarsela, cominciano tutti a cercarla, no? Gina, Gina. Escono fuori in campagna da segretismo e cominciano a chiamare, Gina! Gina! Sta Gina c'è, sta, niente, tutti impanicati, avevo detto di importarla. Gina! Gina! Niente, girano nel buio de sto bosco, capito? A un certo punto, io ne metti, aprono la stalla, c'è sta stalla grossa, come aprono la porta, vedono un fondo alla stalla, Gina, sotto una mucca, così. E si fanno, Agi, Namo, che la festa è finita! E Gina con le sinne della mucca a mano si gira così. Nate, nate, tanto uno di questi quattro mi accompagna!